Ma no, ma dove l'ho messo? Me lo sono dimenticato. Anche a voi succede ogni tanto di dimenticarvi qualcosa a casa? Vediamo cosa mettere nello zaino prima di un giro in montagna. Ciao, io sono Jack e lui è MJ di Rai da Come Mangi. Quello che vedete qua sul tavolo è tutto quello che normalmente andremo a mettere all'interno del nostro zaino per fare un giro in montagna in sicurezza. Partiamo dallo zaino. Innanzitutto lo zaino deve essere uno zaino apposito per la mountain bike, quindi ergonomico per questo utilizzo. In più deve avere sicuramente una copertura in modo tale che tutto quello che mettiamo all'interno rimanga asciutto e in più deve essere capiente, deve avere tante tasche e tanti lacci per poter incastrare tutto il nostro materiale. Oltre a questo deve essere uno zaino di qualità per durarci negli anni. Vediamo cosa inseriamo nello zaino. Partiamo dall'abbigliamento. Sicuramente avere materiale impermeabile, quindi una giacca e un pantalone, è molto utile, anche con la loro custodia in modo tale da poterli riporre una volta che li abbiamo utilizzati e sono bagnati. Passiamo invece a tutto il resto del kit. Questo ovviamente è un kit base, poi se avremo bisogno di qualcosa di più pesante, sicuramente potremo usare felpa, una cuffia. Mentre invece diciamo il kit base può comprendere un antivento, che sicuramente in alta quota ci è fondamentale, un smanicato, sempre per avere magari un po' più strati ed essere un po' più caldi, dei guanti di scorta, anch'essi magari più pesanti di quelli che abbiamo già indosso, e un passamontagna, che può sempre servire in caso di vento. Qui abbiamo inserito anche le ginocchiere, per chi ad esempio non parte con indosso appunto le ginocchiere, e si possono poi utilizzare una volta arrivati in cima. Per quanto riguarda invece gli occhiali, sicuramente li avrete già indosso in partenza, però è molto utile utilizzare sempre due lenti, quindi portarsi la lente magari scura all'interno dello zaino, in modo tale che se ci sono veramente tanti cambi di luce possa essere utile. Utile anche portarsi la loro custodia in modo tale da poterli riporre e non graffiarli durante il tragitto. Ovviamente, lunga o corta che sia la nostra uscita, sicuramente ci servirà avere cibo all'interno dello zaino, acqua e anche soldi in caso di emergenza. Passiamo adesso alla parte meccanica, quindi a tutti gli attrezzi e i pezzi di ricambio che possono essere utili. Ovviamente, come per lo zaino, è fondamentale avere materiali di qualità, perché ci tirerà veramente fuori dai guai. Il problema più comune è ovviamente una foratura, sia che utilizziamo tubeless, inserti o che giriamo con camera d'aria, comunque sia, le gomme sono le parti più esposte a eventuali rotture o urti. Di conseguenza, sarà fondamentale portare una o due camere d'aria di sicurezza e ovviamente la loro pompa per poterle gonfiare. Potrebbe essere molto utile per chi usasse tubeless portare anche i vermicelli per andare a riparare la gomma e del lattice di scorta. Per quanto riguarda invece le bombolette, possono essere utili soprattutto per ritallonare una gomma, però sono monouso, di conseguenza va bene se abbiamo necessità di essere rapidi a rigonfiare le gomme, ma non possono in nessun caso sostituire la nostra pompetta. Necessarie saranno anche le toppe per la camera d'aria, perché così facendo avremo la possibilità di ripararla un numero maggiore di volte. Se anche foste dei meccanici provetti e in officina a casa vostra riuscite a smontare le gomme senza l'utilizzo dei cacciagomme, portateli comunque con voi perché non sappiamo mai se avremo magari le mani fredde o se la gomma potrà essere un po' viscida perché bagnata, ad esempio. Per chi si chiedesse a cosa serve questo, che non è altro che un pezzo del packaging della gomma ritagliato, serve nel momento in cui la gomma si dovesse tagliare a inserirlo all'interno per poter mettere la camera d'aria. Quello vi permetterà di tornare a casa. Viceversa, la camera d'aria uscirebbe dal nostro taglio e non sarebbe possibile gonfiarla. Gli altri problemi principali riguardano normalmente la trasmissione o i freni. Nel caso della trasmissione è fondamentale avere uno smagliacatena, la nostra falsa maglia e magari un pezzettino di catena in più. È anche fondamentale portarsi dell'olio di scorta, noi consigliamo quello da asciutto, piuttosto se ne mette una mano in più, e un cavetto del cambio, che se si dovesse rompere non ci permetterebbe di fare per esempio l'ultima salita. Altri problemi che possono sopraggiungere riguardano chiaramente il serraggio delle vite, di conseguenza è fondamentale avere un attrezzino con delle brugole di qualità, e in generale altri problemi legati per esempio alle sospensioni o ai freni, quindi è bene portarsi delle pastiglie di ricambio,
un multiattrezzo che ci possa venire utile per chiudere qualche ghiera e delle fascette per tenere unite eventuali pezzi che si dovessero allentare, così come un pochino di nastro. Non dimentichiamo mai di avere il nostro forcellino, quindi il forcellino specifico per la nostra bicicletta, perché il pendino del cambio è la vittima sacrificale. In caso di urto si spera sempre che il nostro cambio non si rompa, ma si rompa lui, appunto il forcellino, quindi averlo di scorta è fondamentale. Potrebbe essere anche molto utile avere per esempio un forcellino universale di scorta da prestare al nostro amico sprovveduto, così ci permetterà di finire comunque il giro. Passiamo adesso a tutta l'attrezzatura di emergenza, perché purtroppo non sempre le cose vanno come vogliamo. Partiamo sicuramente dalle lucette, perché se il giro si dovesse protrarre oltre il tramonto, sicuramente avremo necessità di mettere delle luci, per esempio in un trasferimento su strada. Analogamente sarà fondamentale avere un piccolo kit di pronto soccorso. In commercio ne esistono alcuni già pronti. Sarà fondamentale poi avere qualche sistema per la cartografia e sicuramente i device digitali ci aiutano perché sono più facili da leggere, ma avere una cartina con noi ci toglie da ogni problema in caso di batteria scarica. Così anche il nostro cellulare deve essere assolutamente carico e non dimentichiamoci mai il power bank. Di nuovo, se il nostro giro dovesse andare lungo, abbiamo necessità che il nostro cellulare funzioni sempre perfettamente per chiamare eventualmente aiuto. Un aspetto fondamentale del portare tutto questo materiale ovviamente è anche saperlo utilizzare, quindi saper mettere le mani sulla bicicletta, così come il saper leggere una cartina e in generale sapere dove è il nostro materiale. Per questo motivo sarà fondamentale suddividere tutto in piccoli astucci o buste in modo tale da poter prendere quello che ci serve in un istante. Ecco l'ingrediente segreto di oggi. Andate in descrizione, cliccate sul link, troverete un PDF sul nostro sito dove troverete tutte le cose che vanno messe nello zaino, così la prossima volta non vi dimenticherete niente a caso. Bene ragazzi, anche questa puntata è giunta al termine. Fateci sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e che cosa vorreste vedere in futuro. Se vi è piaciuto, sicuramente vi interesserà anche questo. Ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando su questo link e soprattutto, se volete fare qualche lezione oppure volete chiarimenti, cliccate sul link in descrizione per accedere al sito. Ciao, alla prossima! Giro, giro. MacGyver approved.